La vittoria grande assente con le abruzzesi di Lega Pro che conquistano 2 punti su 9, frutto di 2 pareggi e una sconfitta. L'Aquila vive ancora un turno negativo nell'anticipo del sabato, cadendo al Fattori e aprendo la prima crisi stagionale dopo un girone di andata da vera sorpresa, condito addirittura con la prima posizione. Stavolta al Fattori è il quotato Frosinone a punire il rossoblu grazie ad un gol di Ciofani, abruzzese anche lui. La reazione aquilana non ha sortito poi gli effetti sperati. Adesso è 4ª posizione, con la vetta sempre più lontana, e bisognerà assolutamente reagire per tornare belli. Da dove si riparte in vista di Catanzaro, che tutto sarà meno che una gara facile? Si riparte dal secondo tempo, dove ho visto grande applicazione, grande voglia, grande carattere. È normale che in questi momenti qui uno vede tutto negativo, non nel caso mio, perché è troppo facile adesso trovare dei capri espiatori. Dobbiamo rimetterci sotto. Questa squadra ha fatto non bene di più fino a 3 settimane fa, adesso sta facendo male. Dobbiamo rimetterci tutti in carreggiata, lavorare, non demoralizzarsi, perché il calcio è fatto anche di momenti e questo è un momento negativo. In seconda divisione pari e spettacolo al Celeste di Messina, col Teramo che raccoglie applausi dopo una partita bellissima, condita da continui capovolgimenti di fronte e un gioco all'altezza delle primissime posizioni. In vantaggio il Diavolo al 33esimo grazie al difensore Caidi, che raccoglie da calcio d'angolo, vantaggio che premia la cattiveria abruzzese. Pareggio che giunge allo scadere di tempo con De Bode, meritato vista la pressione dei siciliani. Teramo in seconda piazza e che ha ripreso comunque la giusta rotta. Botta e risposta infine all'Angelini di Chieti, con i neroverdi che bloccano la Casertana, una delle compagini più in forma del girone. Succede tutto nel primo tempo, Conti porta in vantaggio gli ospiti, i neroverdi reagiscono, macinano gioco, trovano il pareggio con Gaeta. La sfida poi si spegne nella ripresa, un pareggio che va comunque bene contro un avversario quotatissimo.